Dagli schermi di casa un signore raffinato e una rossa decisa con il gomito appoggiato ti danno il buongiorno sorridendo e commentando. Con interviste e filmati ti raccontano a turno a che punto sta il mondo. E su tutti i canali arriva la notizia, un attentato, uno stupro, se va bene una disgrazia, che diventa un mistero di dimensioni colossali, quando passa dal video a quei bordelli di pensiero che chiamano giornali. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, ed ogni avvenimento di fatto si traduce, in tanti sembrerebbe, si vocifera, si dice, con titoli ad effetto che coinvolgono la gente, in un gioco al rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. Lasciateci aprire le finestre, lasciateci alle cose veramente nostre, e fateci pregustare l'insolita letizia di stare per almeno 10 anni senza una notizia. In questo grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescarti un'idea fra le tante stravaganti, e poi ci sono le ricerche, tanti pensieri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e c'è un gusto morboso del mestiere di informare, uno sfoggio di pensiero senza mai l'ombra di un dolore, e le miserie umane raccontate come film gialli sono tragedie oscene che soddisfano la fame di tanti avidi sciacalli. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. Lasciateci almeno l'ignoranza, che è molto meglio della vostra idea di conoscenza, che quasi fatalmente chiama troppo l'informazione, oltre a non sapere niente, anche più coglione. Gli inviati speciali testimoniano gli eventi con audaci primi piani, inquadrature emozionanti di persone disperate che stanno per impazzire, di bambini denutriti così ben fotografati, messi in posa per morire. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. Sarà una coincidenza oppure opportunismo? Intervenire se conviene, forse è una regola del giornalismo. E quando hanno scoperto i politici corrotti che gran polverone, lo sapevate da sempre, ma siete stati belli zitti. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. Lasciateci il gusto dell'assenza, lasciatemi da solo con la mia esistenza, che se mi raccontate la mia vita di ogni giorno, finisce che non credo neanche a ciò che ho intorno.
Ma la televisione che ti culla dolcemente, presa a piccole dosi, direi che come un tranquillante, la si dovrebbe trattare in tutte le famiglie, con lo stesso rispetto che è giusto avere per una lavastoviglie. C'è un'aria, e guardando i giornali con un minimo di ironia, li dovremmo sfogliare come romanzi di fantasia, che poi il giorno dopo o anche il giorno stesso vanno molto bene per accendere fuoco o per andare al cesso. C'è un'aria, c'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria.